Esperia supera per 3-0 la Volley Club Cesena. Eccoci con la nostra coach, ciao Vale. Ciao. Beh, direi quest'oggi una partita abbastanza netta nei punteggi, detto che Cesena comunque si è presentata con diverse defezioni, però le ragazze hanno fatto il proprio, sei d'accordo? Sì, guarda, loro non avevano il palleggio titolare e non avevano un centrale. E mi dispiace, capita a tutti, come noi la settimana scorsa, quindi ci sono sempre delle difficoltà, che siano tecniche, che siano insomma organizzative. Ogni settimana ha la sua. Noi questa settimana abbiamo cercato di recuperare tutte, perché tra le malate, tra qualche infortunio, siamo state un po' in difficoltà nell'ultimo periodo. Però al di là del risultato, che ci voleva, l'abbiamo voluto, l'abbiamo desiderato, ho visto proprio una squadra che mi piace, proprio sta uscendo quello che ci eravamo prefissati, ecco, o almeno io mi ero prefissata. È stato bello anche avere così lo spazio delle ragazze che hanno giocato un po' meno, vedere nel terzo set, finalmente hanno avuto anche loro un'occasione comunque per farsi vedere. Sì, guarda, avrei voluto farle giocare tutte, perché se lo meritano veramente tutte. Dopo, sai, io ho i miei pensieri, a volte dico è giusto trovare un po' di complicità in campo e quindi devono stare loro, però nello stesso tempo vorrei comunque far giocare tutte perché se lo meritano, e mi dispiace per chi non ha giocato, ma sicuramente ogni partita c'è l'occasione per tutte. Grazie Vale. Grazie a voi, ciao. Eccoci con il nostro posto, Sara Lodi. Ciao, ciao a tutti. Allora Sara, oggi una bella vittoria, detto che Cesena è raggiunta a Cremona con qualche defezione importante, però noi abbiamo fatto la nostra partita, insomma. Ci volevano questi 3 punti più che altro, perché arrivavamo da 2 settimane più o meno che eravamo un po' decimate in allenamento, dovuto comunque a influenze, acciacchi vari, e quindi questi 3 punti ci servivano proprio. Diciamo che lo scontro diretto quindi è stato vinto, perché ci presentavamo con 7 punti sia noi che loro. Adesso si può guardare insomma la prossima partita con comunque grande soddisfazione, sì, potendo contare anche sulle ragazze che giocano meno. Certo, assolutamente. E ad arrivare a sabato c'è prima tutta una settimana in cui dobbiamo comunque allenarci e tenere la testa. Sabato arriverà e come ogni partita la studieremo e vediamo come andrà. Grazie Sara. Grazie a voi, ciao.